Sarà una domenica speciale per Zen e Zema, che al suo arrivo a Pescara si è concesso in esclusiva la nostra grazia di Dio per raccontare non soltanto l'attesa e le emozioni per questo ritorno a Pescara, ma anche il suo rapporto con i tanti giovani che ha allenato e per esempio un suo giudizio su quello che sta facendo meglio in questo campionato Stefan El Shaarawy e poi di quelli che sono stati i suoi ricordi indelebili a Pescara. Purtroppo l'anno scorso non tutto è andato liscio e ricordo di Franco, che era per noi un ragazzo importante, uno di famiglia, e perderlo così sicuramente ci ha fatto male. Poi bisogna andare avanti e spero che Chiara e i bambini, che sua moglie e i bambini vanno avanti, ce la fanno. E ricominciamo a vivere ancora come prima. Se non fosse arrivata la richiesta della Roma, lei sarebbe comunque rimasto? Avrebbe potuto fare qualcosa di importante con la squadra che ha portato in Serie A? Anche con il Serie A è difficile giocare, è normale che se rimanevo e se non c'era la Roma rimanevo, ha voglia di fare bene, di continuare a fare bene, di continuare a far crescere questa squadra, c'era. Purtroppo sono i sé, quindi. Sì, con i sé e con i ma si dice non si va da nessuna parte. Difficile parlare. Ci sono tante società in difficoltà e visto che non ci sono, non possono fare investimenti, fanno giocare qualche giovane. Io ripeto, noi abbiamo fatto la squadra giovane, penso con cognizione, sono contento che abbiamo trovato i giovani interessanti, importanti, che hanno la strada davanti, spero che non li rovina. C'è un giovane che le piace particolarmente in un'altra squadra che non è la sua? Vabbè, attualmente il Shaarawy fa differenza a Milan, che non è facile a 20 anni fare differenza in una squadra come Milan. Le parole ora di protagonista.